Buongiorno a tutti ragazzi. Eccoci qua, allora oggi giovedì 19 novembre. Ecco i giocatori in risalto e tutti i giocatori che non ci interessano. Che schifo, raga. Sono state aggiornate usando gli ultimi dati disponibili. Queste sono le squadre che ho acquistato. Ok, posta in arrivo. Allora, questi qua sono i 3 giri gratis per il Manchester United, quindi oggi ci stanno i giocatori del Manchester United. Andiamo subito a vedere. Eccole qui le icon moment. Sono due, raga. Allora, sono Scholes e Park. Io sinceramente non so quanto mi convenga girare. Questo Scholes arriva a 95, mentre quello che davano a inizio anno, che sarebbe quello che c'era anche l'anno scorso, arrivava a 96. Quindi in pratica, fino ad ora ci stanno dando tutte icon più deboli di quelli dell'anno scorso, perché Del Piero era più debole, questo è più debole, Nedved era uguale, Pujol arrivava a 95, cioè arrivava a 96, quest'anno a 95. Si capisce perché questa cosa. Vabbè. Andiamo a farci questi 3 giri. Primo giro, niente. Secondo giro. Niente. Allora, questo qui ce l'ho versione if, quindi glielo diamo un pasto. L'ultimo giro. Ecco qui, raga, uno schifo come al solito. A posto così, raga. Questo è lo schifo che ci hanno dato oggi. Questi sono i giocatori in risalto della settimana. Potete vedere, è uno schifo. Oddio, c'è Pavard però. C'è Pavard. Quindi cioè io dovrei girare solo per trovare Pavard. Questo Pavard arriva 95, terzino destro. Uno dei migliori insieme a Van Bissaka. Eh sì. Abbiamo pure Eriksen a 95. Goretzka a 95. Ah, sono giocatori che arrivano a 95. Allora, per lunedì, ragazzi, ci starà il Tottenham e il Chelsea come squadre. Il Chelsea già sta a Kanté e ci sta pure Havertz. E nel Tottenham c'è il solito Harry Kane a 97 e Ndombele a 95.
famose di questi giretti. Allora, pure questo è un terzino destro. Lorenzi. Questa arriva a 93. Secondo giro. Secondo Florenzi. Quanto c'è via per culo Konami, regà. Quanto gli piace piarci per culo. Terzo giro. Piede destro. Ma vaffanculo, Eriksen. Vabbè. Che schifo. Andiamo subito a fare. Allora, che avevo? Centrocampista show. Tosta. No, non era centrocampista, cazzo, è terzino destro, terzino sinistro sta. Eccolo qui, terzino sinistro. Vediamo un po' quanto cazzo ce l'hai. Ciao. Porco due. Allora, regà. Alla trequartista. Giusto. Eccolo qui. Eriksen, e va bene. Ma intanto andiamo a livellare questo, cazzo d'uomo fa. Che pescate di merda, regà. Che schifo. Tanto qua c'è Piera per culo sicuramente come al solito. Vai. Come non detto, ci ha preso proprio per il culo.
Agonami, ma vaffanculo, va. Ok, allora andiamo a vedere che partite ci stanno. Allora, le competizioni, mi sembra che ci sta la Coppa questa settimana. Rookie Challenge. Che è sta cosa? Non puoi partecipare a questa partita perché si terrà in una data successiva. Inizia tra 3 giorni. Dettagli competizione. E che si vince qua? Che ti danno un'altra. Un'altra leggenda ti danno. Ok, perfetto. Perfetto. Qua non è cambiato nulla, ti danno sempre, mi sembra, soliti preparatori 4000 per 2, preparatori di esperienza. E niente, raga. Io vorrei fare qualche giro, però vabbè, lasciamo perdere, va. Aspetta un po'. Niente, ci stanno manco i pull. Andiamoci a fare una partita. Comunque, regà, una settimana di merda, tutti i giocatori di merda, tutte partite pilotate di merda. Cazzo mettere. Allora. Allora, dovrei avere uno in condizione B qui. Tutti C sono. Beh, adesso su tutti C metto il più forte. Ok, proviamo così.
No, aspettate, se no non ho i bonus. Quindi 1 qui. Oh. Ma quanto ci mette qui? Eccolo finalmente. Dai, raga, che se famo sta partita e poi se ne andiamo a lavorare. Guardate che schifo. 0 punti settimanali, tutte sconfitte. E sono tutte partite, raga, che dominavo per il primo tempo, poi il secondo tempo diventano fenomeni. Ok. Può vedere calci d'angolo. Allora, nei calci d'angolo metto sempre Messi quando gioca, perché altrimenti mi ritrovo sempre in mezzo all'aria, essendo così basso è proprio negativo come persona lì in mezzo, perché se la palla arriva a lui non la prende mai. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. La partita è già cominciata. Non poteva fare molto altro. Cristiano Ronaldo è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Casemiro. Passaggio sulla destra. Milinkovic-Savic. Allarga il gioco.
sulla destra. Ecco Beckham. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Alexander Arnold recupera palla. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Palla in avanti verso il compagno. Lungo passaggio in avanti. Alexander Arnold recupera palla. Arnold. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Palla filtrante per Messi. Si libera alla grande. È un grande riflesso qui. Attenzione alla respinta. E c'è il gol della Juve. Andiamo. E segnano il primo gol dell'incontro. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Punteggio di 1-0 al referto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Icardi! Icardi! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Allontana la minaccia. Calcio di punizione per la Juventus. No, lo cazzo mai da fare. E il portiere la fa sua. Guglioli non riesce a mantenere il possesso. Icardi. Icardi. Un sacco di spazio. Hanno reagito benissimo. Il ragazzo non ha fatto un'azione. Prima tiro, primo gol. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Si riparte di nuovo in parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Ecco che parte il cross. Può crossare in area. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Vieira fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Gioca una palla lunga. Puyol. Ecco un'occasione di contropiede. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Messi. Scodella in avanti. Messi. Cristiano Ronaldo. Bella apertura. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Ecco Lewandowski. Lewandowski. Milinkovic-Savic. Ecco Beckham. Lancia il compagno in profondità. Puyol legge bene l'azione, blocca il pallone. Beckham cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere il peccato. Abbiamo assistito un tiro a fatto regà. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa.
dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Se ne va. Sicuro qui l'intervento del portiere. Alla peggio nello scontro di forza. Provano a partire in velocità. Ma che cazzo di schifo è? Pallone lungo in verticale. Beckham. Cristiano Ronaldo prova a lanciare il compagno. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Virgil van Dijk è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Messi, c'è l'opportunità per il contropiede. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. E passa. Attenzione. Elegante. Da lì può segnare. Palla fu, cerca il tiro. E c'è il gol della Juve. Rimettono la testa avanti. Che partita. Che gol, mica male, davvero mica male. Adesso conducono, letteralmente affondate in area di rigore. Vediamo che succede. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi, sale la tensione. Questa è un'occasione straordinaria per rendere ancora più evidente il vantaggio. Lewandowski ha spazio per affondare. Cross. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Del Piero su Pelt. Grande salvataggio di De Gea. Occhio al traversone. Riesce ad intercettare. Spazza il più lontano possibile. La difesa non sale, Fabio, visto? Che botta! Ha messo alla prova il portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Qui può partire il contropiede. Ha una palla. Messi! Ce l'hanno fatta! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Niente, cazzo. Del Piero! Porco. Ottima idea, pessima esecuzione. Peccato, qui sarebbe stato davvero un gran bel gol. Cristiano Ronaldo, occasione per il contropiede. È riuscito a passare. Ha solo il portiere davanti a sé. Io tiro in modalità. Senza successo però. Grande prova di forza. Arnold. Di forza. Palla filtrante per Messi. E trova bene il compagno. Passaggio intercettato. Skriniar. La gioca sulla destra. Piqué cerca l'uomo là davanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Skriniar. Icardi. Nedved.
Del Piero. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Nedved sul pallone. Buona opportunità per Gabbi. Cerca lo Beckham! E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Che facciamo qui? Solo un po' più. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Arriva Cristiano Ronaldo. Prova a giocarla in profondità. Deco, grande intuizione la sua. Deco non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Passaggio profondo per Milinkovic-Savic. Hanno già riconquistato palla. Scatta verso il pallone. Libera tempestivamente. Allarga il gioco a destra. Cerca di servire il compagno in avanti. Ci prova. Un gol pesantissimo. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha pasticciato e lui gli ha. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione di colpi. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata. Che cazzo di sonno, era arrivato a 800, ma guardate che punteggio di merda. Da 800 in un paio di giorni. Allora, già un po' cambiare. No. Sì, proviamo questo. Allora, noi stiamo cercando Foden, il buon Foden.
Che ho la versione if che arriva a 95, sto cercando di livellarlo, Niente, non l'ho trovato, la riproviamo. Ok, allora lui Foden è del 78. Che purtroppo c'è una faccia del cazzo che si trova. Foden. Eccolo qua. Ci sono. Allora andiamo subito a livellarlo, va? Sono centrocampista. Ecco qui. Perfetto. Eccolo qui, Foden. Tanto, come al solito, me ne darà pochi. Ciortacci tua, mortacci tua. Vabbè, io non c'ho parole, regà. Cazzo, vedevo di... E niente, con questo è tutto. Buona giornata a tutti, ragazzi.